Da diversi anni ormai il Festival del Cinema di Venezia è la cornice ideale per ospitare il frutto principe della Sicilia, il Fico d'India. Grazie allo straordinario impegno del Consorzio Agrumi e alla Cooperativa Portobello, dal 2021 le celebrità presenti nella città lagunare per la Kermesse internazionale hanno potuto conoscere, apprezzare e valorizzare il prodotto con un impatto notevole relativamente alla comunicazione e al marketing. Anche quest'anno il Fico d'India non poteva mancare all'appello per la cena di gala di Starlight Cinema Awards International, sfilando in passerella sulle tavole. La nostra troupe ha coinvolto per questa edizione del Festival del Cinema l'attrice Simona Marchini, i Jalis, vincitori del Festival di Sanremo del 97, il produttore cinematografico Michele Lunella. Tra gli altri personaggi illustri che hanno apprezzato il Fico d'India nel corso degli anni, Ricky Tognazzi, Remo Girone, Elisabetta Gregoraci, Francesca Rettondini, Tommaso Ragno, Anna Pettinelli e il direttore del Festival del Cinema Alberto Barbera, ma anche tanti altri. Il pasticcere Egidio Massari e lo chef Tino Vettorello, entrambi professionisti stellati, hanno deliziato il pubblico presente con ricette, degustazioni e preparazione di piatti a base di fico d'India. Ha spopolato a Venezia la maglietta prodotta dal Consorzio Agrumi per far conoscere il fico d'India, molto richiesta. Ciak Telesud e TV a Sicilia hanno documentato tutti gli anni l'exploit di questo frutto unico e inimitabile. I colori, quale preferisci tra il fico d'India? Beh, l'arancione forse. L'arancione. Perché l'arancione è un po' l'arancia, un po' il sole, un po' è un colore di passaggio volendo. Sì. È bello. Mi piace. Allora ti inviteremo nuovamente ad assaggiarli. Stasera se ci sarà la festa Starlight, la cena Starlight. Grazie. Grazie. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie. Noi siamo venuti però quest'anno. Grazie. Con il fico d'India dell'Etna Top. Voi conoscete? Io ho visto il fico adesso, d'India. Me lo porto in stanza. Adesso me ne prendo uno. Lo puoi portare. Volete una vaschetta? Noi abbiamo anche la scorta adatta per i Jalis. Si può fare. Si può fare? Vai col fico d'India, vai. Fico d'India Top dell'Etna. Dopo assaggiamo i fico d'India che sono veramente al bacio da un napoletano. Stasera alla cena Starlight. Stasera ci saremo alla cena che si terrà a Lilton, la cena Starlight. Logicamente non possono mancare i fichi d'India. Dell'Etna DOP. Appuntamento a Venezia rimandato al 2025. Il fico d'India ci sarà.